Bobby McFerrin, another little piece, another little piece. Yes. È reduce da un grandissimo successo ottenuto a Parigi davanti a 15.000 persone, ha retto uno spettacolo lunghissimo, tutto da solo, pensate, tutto da solo, con un incredibile successo. Sarà certamente l'astro del futuro, del firmamento del jazz, astro vocale, allievo di grandi maestri del jazz, e un vocalismo veramente d'eccezione, Bobby McFerrin, ancora un pezzo qui a Cari Amici Vicini e Lontani. C'è il mio vocalist che è emozionatissimo perché è il suo idolo, JJ, e ti presento Bobby McFerrin. Io fan, incredibile fan. Levo di baffo, perché questo l'ho fatto dall'orchestra d'epoca. Lui non vuole. Fatti vedere che sono finti. No, per far vedere, capito? Yes. He plays the contrabass and he plays only all the instruments. When, think, yes. You play. Potum 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 potum. Ole ole, un duo incredibile, assolutamente inedito. Che sai che io mi diverto ogni tanto. Devo dire che il maestro Gazzello diverte anche con la nostra musica. Con la canzone, non è il jazz, credo che è una delle cose più belle. Okay. Grazie Bobby. Ah, sincerely. Thank you very much. Indeed. Grazie. Grazie Severino. E torniamo a un'altra radio, alla radio degli attori, alla radio dei colloqui, alla radio del dialogo. Abbiamo qui una nutrita rappresentanza di un programma intitolato Voi ed Io, che certamente riconoscerete appena sentirete queste note. Ecco, diciamo, prima curatrice di questo programma era Grazia Levi. Buonasera. Buonasera. Ecco, pochissime note su questo programma che è ancora, che è durato quanti anni? È durato 7-8 anni, è cominciato nel 1970, nel mese di gennaio. E andava in onda tutte le mattine sul programma nazionale, si chiamava allora programma nazionale, cominciava alle 9, finiva a mezzogiorno, era in diretta, aveva poche cose, era un programma semplice, una cassetta di un dischi, vero e proprio colloquio con un vero e proprio colloquio con gli ascoltatori, voi ed io.
un attore che cambiava ogni mese. E gli attori sono stati veramente tanti, 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 tanti. Se vuoi elencarli, Fabio Brasile, tu che adesso poi ti occupi anche di Via Asiago Tenda, qui sono mischiati attori di Voidio e attori di Via Asiago Tenda. Sì, è vero, infatti c'è una nutrita rappresentanza, alcuni degli attori di Voidio sono passati poi a gestire Via Asiago Tenda, a condurre Via Asiago Tenda. E adesso li nominerò uno per uno. È inutile elencare proprio cioè, i nomi certamente, ma voglio dire i meriti di personaggi così importanti da Santa Flores. Poi ci sono imitatori, attori di teatro, attori di cinema, entertainer radio televisivi, attrici di cinema, attori di cinema e di teatro, cabarettisti, insomma c'è un fritto misto veramente straordinario. Allora, cominciamo da Giancarlo Dettori. Di Achille Campanile, in Africa. Giovanotto, per favore, si tolga di lì, perché sennò questo non è più un deserto, eh? Antonella Lualdi. Sempre di Campanile, incontro. Il tale: ciao carissimo, dove vai? Il tal'altro: all'arcivescovado. E tu da dove vieni? Dall'arcivescovo vengo. Nino Castelnuovo. Sempre di Achille Campanile. Esami. In piedi. In piedi. In piedi. Il professore dice allo studente: venga, venga, si accomodi. Lei come si chiama? Luigi De Rossi. E perché ride? Perché ho già risposto bene alla prima domanda. Ivana Monti. Di Marcello Marchesi, la maestra innamorata. L'odore dei gerundi la stordiva. Leo Gullotto. La signora in difficoltà dal calzolaio. La signora: senta, mi dà un paio di scarpe di serpente? Il calzolaio: signora, ve lo dica sciocchezze, il serpente non ha piedi. Luciana Lanzarotti. Di Achille Campanile, due funghi. Il primo fungo al secondo fungo. Tu che cosa fai? Il secondo fungo. Io fungo. Daniele Formica. Tanto per il solito Campanile, l'ippopotamo e il pensatore. Il pensatore: l'ippopotamo è un animale assolutamente inutile nel creato. L'ippopotamo. Madonna, ippopotama. Lo dice lei? Sandra Collodelli. Di Marcello Marchesi, burocrazia. Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli. Lino Capolicchio. Marchesi, sbagliando si spara. Mario Scaletta. Di Achille Campanile, il capriccio. Babà! Babà, io non ho mai ammazzato nessuno! Potrei ammazzare il signor Giuseppe? Va bene, ma solo il signor Giuseppe! Anna Mazzamauro. Di Marcello Marchesi, al dormitorio pubblico. Il pezzente, il custode. Il pezzente... Scusi, senta, per caso mi ha cercato il miliardario americano Rockefeller? No. Benissimo. Certo, mi sarebbe sembrato molto strano che mi avesse cercato. Melo Ridier. Marchesi, gente, Dio ti fa e poi ti dà la forza di sopportarti. Bisogna vedere se ti sopportano gli altri. Franco Rosi, con una voce misteriosa, credo. Io, Marcello Marchesi, l'unica consolazione della vecchiaia è che hai tante cose da ricordare, se trovi chi te le ascolta. Grazie. Stefano Sattoflores. Questo è di Flaiano, Ennio Flaiano. Si svegliò una mattina, si guardò allo specchio, si vide bruttissima. Ci mise un'ora per farsi brutta. Salutiamo davvero di cuore tutto il gruppo degli attori e delle attrici, naturalmente, di Voidio e di Via Asiago Tenda,
che si sono prestati per venire a festeggiare la radio italiana con questa piccolissima cosa in ricordo anche di questi grandi artisti che non ci sono più. E tra gli artisti che non ci sono più ce n'è uno che a me personalmente fa molto piacere ricordare, un artista della musica, un grande direttore d'orchestra che in Italia portò una musica nuova, una musica un po' all'americana. Io so che i cinquantenni, i quarantenni a questo nome proveranno un piccolo brividino. Il nome era quello di Francesco Ferrari ed ecco un ricordo di Francesco Ferrari presentato dal mio amico il maestro Gianni Mazza con la grande orchestra della Radio Televisione Italiana. La sigla di Francesco Ferrari, un protagonista della radio italiana. Di Senza Vergogna in coro in un ricordo di Francesco Ferrari con la grande orchestra della Radio e Televisione Italiana.